Visto che conosco tante persone che su Minecraft non hanno delle skin, oppure hanno delle skin ma non gli piacciono proprio per niente, oggi vi farò vedere due app che vi faranno in pratica avere delle skin che le potete creare oppure le potete scegliere. Iniziamo subito. Ok. La prima app si chiama Skins for Minecraft P. Ok? E quindi entriamoci. Ok, eccoci. Cliccate Later e ora vedete che ci sono delle skin. Voi dovete semplicemente cliccare su una skin che volete. Tipo io clicco, non lo so, questa skin. Andate su Save, che è in basso, cliccate Gallery e poi cliccate OK. Ora ci sarà una pubblicità, ma questi sono dettagli. Poi dovete andare su Minecraft e poi cliccate Camerino. Poi dovete andare su Modifica skin classica. E poi dovete cliccare la skin tutta grigia, dove c'è la sezione skin di proprietà. Poi clicca scegli una nuova skin e poi clicca galleria. Questa cosa ovviamente funziona solo da telefono, eh. Poi dovete cliccare l'immagine della foto che cioè, l'immagine della skin che avete scelto. Poi vi farà caricare Minecraft e poi dovete scrivere e poi dovete cliccare il tipo di skin, se mettere le braccia grandi oppure mettere le braccia piccole. Io ovviamente mi piace la skin che ho già e quindi non la modifico. Voi cliccate uno di questi due, così ce l'avete. La seconda app si chiama Skin Editor 3D e in pratica funziona che voi potete creare la vostra skin come volete. Quindi entriamoci. E come vedete, questa è la mia skin di Minecraft che ho adesso. In pratica, voi cliccate sulla pozza a sinistra, azzurra, e poi cliccate una di queste due sezioni, cioè o Grid Selector oppure Gradient Selector. Quindi io non lo so, clicco Grand Selector, ok, e poi non lo so, e poi scegliete voi il colore. Questa qui è la freccetta per scegliere il colore, se è scuro, se è chiaro, eccetera. Tipo io faccio un esempio con il giallo, ok, questo qui è il giallo chiaro, come vedete, questo qui che sto colorando io adesso. Mentre questo qui è tipo il giallo scuro, ok? E in pratica sembra un po' più marrone. Aspetta, che cerco un altro colore un po' più giallo scuro. Ok, questo dovrebbe essere più colore giallo scuro. Poi cliccate, cioè create la vostra skin. Io l'ho già creata, come vedete, bellissima. Ho fatto pure il logo dietro di YouTube. E poi dovete cliccare il secondo tasto in alto. E poi cliccate Save to Gallery. Ora ci sarà una pubblicità come l'altra app. E poi dovete cliccare OK. Ora andate su in pratica Minecraft come prima e rifate lo stesso passaggio che avete fatto come la prima app, cioè andate su Camerino, andate su Modifica skin classica. E poi andate su skin di proprietà, scegli una nuova skin e cliccate galleria. Questa qui dovrebbe essere la skin, ok? Questa qui è la skin, insomma, che dovete scegliere. Poi cliccate come la stessa cosa, della prima app e poi ce l'avrete. Come vedete, io adesso ce l'ho. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto e vi sia piaciuto. E noi ci vediamo a un prossimo tutorial. Ciao!